cose. Allora, è stato un incontro proficuo, molto cordiale. Ci siamo confrontati su vari temi, sulla situazione politica e economica in generale. Ho ribadito e ho anticipato quello che sarà il pieno sostegno, ma ovviamente in continuità, da parte del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il completamento del piano vaccinale, il sostegno alla politica sanitaria. C'è una recrudescenza per quanto riguarda i contagi, il numero dei contagi. Non possiamo abbassare la guardia. Ovviamente abbiamo accumulato tanta esperienza durante un anno e più di sofferenza. Dobbiamo mantenere sempre vigili i presidi per quanto riguarda la protezione civile, la protezione sanitaria. Quindi dobbiamo continuare e dobbiamo continuare a promuovere la campagna vaccinale, perché è l'unico vero antidoto per poter contrastare la diffusione della pandemia, le nuove ondate, e per poter assicurare anche, come abbiamo sperimentato durante un lungo tempo ormai, che è il modo migliore per poter proteggere il tessuto economico e sociale. Abbiamo poi parlato di transizione ecologica. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle ha una particolare sensibilità su questo fronte, continuerà a dare un contributo con voce da protagonista in questa direzione, economia circolare, a realizzare, c'è l'obiettivo ambiziosissimo, non solo per il Movimento, ma per tutte le forze politiche, neutralità climatica al 2050. Questa è una sfida che riguarda tutti noi, e coinvolge pienamente anche le nuove generazioni. Dobbiamo consegnare a loro un pianeta migliore e noi lavoreremo quindi non solo per l'oggi ma anche per domani. E poi ancora abbiamo parlato di temi di maggiore attualità, tra cui sicuramente anche quello della giustizia, la riforma della giustizia. Ho assicurato il contributo, l'atteggiamento costruttivo da parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si era già distinto, aveva già lavorato per l'accelerazione dei processi, quindi anche penali. Anche durante i lavori parlamentari adesso, il Movimento 5 Stelle darà il contributo per addirittura migliorare e velocizzare ancor più i processi. Ecco, quello che però ho ribadito è che saremo molto vigili nell'assicurare, nello scongiurare che non si creino soglie di impunità. Quindi su questo, nell'ambito del dibattito parlamentare, si continuerà a lavorare e il Movimento sarà sicuramente molto attento per miglioramenti, per interventi che possano scongiurare soglie di impunità. Però il clima... Scusi, Salvini ha detto che la riforma della giustizia non si cambia neanche di una virgola. Lei si aspettava un atteggiamento diverso dal suo ex alleato? Ma guardi, sulla riforma della giustizia io per primo dico: mettiamo da parte le bandierine, mettiamo da parte le ideologie. Cosa vogliamo? Noi dobbiamo parlare agli italiani. Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Un'amministrazione della giustizia con tempi chiari, definiti, però anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Noi non possiamo assolutamente creare le condizioni o il rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono valutazioni che devono riguardare tutte le forze politiche. Non possono essere premure, appannaggio di una singola forza politica, perché noi rispondiamo, il nostro operato è i cittadini. Il ministro Cartabia ha detto però che l'ha approvato tutto il governo. Come? Il presidente Draghi le ha assicurato che non mette. Non abbiamo parlato della fiducia, abbiamo parlato di eventuali anche interventi che possano migliorare il testo, ma non abbiamo parlato della fiducia. Di tempi, avete parlato di tempi? I tempi, sicuramente al governo stanno a cuore tempi molto rapidi nell'approvazione, ma questo ovviamente adesso c'è una dialettica parlamentare, è anche giusto che si sviluppi, ci sono stati alcuni emendamenti presentati ancora di recente dal governo, io su questo poi non sono neanche in Parlamento, quindi mi rimetto alla dialettica parlamentare, ma mi rimetto soprattutto a delle soluzioni, attenzione, che non siano ideologicamente convincenti, perché su questa base ci saranno alcune forze che sono convinte, altre meno, e ci potremo dividere, che siano tecnicamente sostenibili. Grazie. Un'altra domanda. Si candida legislative per entrare in Parlamento e fare meglio il leader politico, come fa Letta?
No, io l'ho già detto nel video di presentazione del nuovo statuto della Carta dei Principi e dei Valori. Per me la politica è dappertutto. La politica non la troviamo solo nei luoghi istituzionali, qui a Montecitorio. La politica è in piazza, dappertutto, nelle strade, nei territori. E io ho pensato di non candidarmi alle suppletive, anche se c'era una disponibilità di un seggio, perché in questo momento ho preso un impegno che per me è prioritario, quello di rilanciare e lavorare all'interno del Movimento 5 Stelle. Se mi candidassi e fossi eletto, mi ritroverei a frequentare pochissimo quell'aula lì, per cui ho grande rispetto. Il ministro Cingolani ha ancora la vostra fiducia? Il ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un ministro che sta lavorando molto e il Movimento 5 Stelle darà un grande contributo, perché poi tutti parliamo di transizione ecologica, ma come realizzarla, come declinare i progetti, come concretamente perseguire il concetto di economia circolare, ricostruire i cicli produttivi, beh, questo poi bisogna rimboccarsi le maniche e bisogna passare dagli slogan ai fatti concreti. Il Movimento 5 Stelle lavorerà col ministro Cingolani con piena disponibilità. Grazie. Si aspetta l'appoggio di Letta sulla riforma.